Evolvenza, evoluzione della coscienza, d'italiano Bilotta. Il pensiero dei grandi commentato alla luce dell'insegnamento dei maestri. Il discorso sapienziale generale. I libri del casato. Il dubbio. La tua strada sembra una colata d'asfalto che non ha nulla a che fare con noi, disse Roberta. Viaggiavano in una valle fitta di lecci, dove il ritmo del motore commentava i loro pensieri. Giulio osservava la vegetazione che rompeva a tratti sull'asfalto. Roberta seguiva con la mano il percorso che il volante le dettava. Parlavano solo se i pensieri esigevano parole. Erano rappresentanti di lavatrici a secco e ad acqua e viaggiavano insieme per il lavoro. Roberta aveva 40 anni e da sempre amava la saggezza umana. Giulio aveva 60 anni e da sempre amava la saggezza superumana. Roberta studiava il pensiero dei grandi di tutti i tempi. Giulio studiava l'insegnamento dei maestri che si manifestavano attraverso grandi medium e lo applicava alla sua vita e a quella degli altri. Roberta ruppe per prima il silenzio. Come può essere interpretato, secondo i tuoi maestri, la frase di Cartesio «Dubium sapientiae initium»? La frase significa il dubbio è l'inizio della conoscenza e afferma l'importanza del dubbio sistematico, sintetizzando il metodo cartesiano. Percorrevano un lungo rettilineo che moriva nel buio di un tunnel. Giulio si aggiustò sul sedile e a sua volta scoccò una domanda. Il dubbio appartiene alla mente o alla coscienza? Appartiene all'essere, rispose Roberta. A quale parte dell'essere? Roberta non rispose. Ecco, disse Giulio, la saggezza umana non risponde a queste domande perché se sapesse rispondere non sarebbe più umana. Il dubbio appartiene al mondo della mente, non a quello della coscienza, dove non esiste più la dualità dell'io e non io, e quindi il dubbio cessa di esistere. Perciò il dubbio non fa parte dell'essere? Chiese Roberta. Fa parte del periodo evolutivo chiamato uomo, e questo è comprensibile se si accetta l'esistenza di altri piani di esistenza in cui la vita continua, oltre a quella che la media evolutiva degli incarnati considera l'unica vita possibile.